Buon pomeriggio anche dallo sport. Iniziamo con la Superlega, iniziamo con i campioni d'Italia in carica della SIR Conad Perugia che hanno sofferto ma sono riusciti a superare Verona, chiudendo così alla grande il 2018. Antonello Brughini. Una partita complicata, scorbutica, ruvida, vinta dopo oltre 2 ore di gioco. 3-2, primo posto in classifica. Il 2018, l'anno dell'indimenticabile triplete, si chiude con le stelle filanti per la Sir Conad Perugia che batte una robusta Verona. Alla Pala Barton, gremito 4.000 spettatori, la squadra di Lorenzo Bernardi parte fortissimo. Le battute di Atanasievic e Leon sono imprendibili, le difese di Max Colaci semplicemente da favola. Il ritmo è altissimo, 25-16 nel primo set. Altra storia nel secondo parziale, quando Verona si riorganizza e soprattutto Amuro contrasta efficacemente i campioni d'Italia. Kaczynski è stellare, Boyer picchia forte, 21-25, 1-1. Il terzo set si chiude ai vantaggi. Alti e bassi, il pubblico si diverte. I veneti sorpassano Perugia 1-2. A questo punto servono i campioni. Salgono in cattedra i fenomeni della Sir. Leon e Lanza, Podraskanin e Atanasievic pareggiano i conti e poi si impongono nettamente al tie-break. Bravissimo anche Luciano De Cecco. È un finale batticuore. La Sir resta in vetta. Perugia è la regina del 2018. Un anno solare dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, essere primi in classifica. Per la stagione precedente ha voluto dire tanto, per questa non ancora definitivamente, però penso che lo possiamo considerare un bel tragitto, ecco. E noi restiamo al volley, ma scendiamo in A2, dove anche Spoleto ha salutato nel migliore dei modi la fine dell'anno, ovvero con un successo, il quinto consecutivo, per 3-1 sul campo di Alessano. Una grande prova quella dei ragazzi di Monti, con un Padula Diaz stellare, 23 punti, miglior realizzatore del match, ma tutti i componenti, anche quelli della panchina, in questo caso sono risultati decisivi. Il successo conferma la Monini nelle zone altissime della classifica, terzo posto solitario con 28 punti a 4 dalla capolista Brescia. Ha chiuso l'anno in vetta alla classifica nel girone B della Serie A2 di volley femminile la Bartoccini Perugia, grazie al successo ottenuto su Marsala al Pala Barton. Un esaltante 3-0 con parziali 25-22, 25-17 e 25-13 che hanno testimoniato la netta superiorità della compagine perugina, trascinata da una Super Pascucci, la migliore realizzatrice, con 16 punti. Una notte al primo posto in classifica, quota 38, l'Itas Trentino guarda tutti dall'alto, superati in casa i laziali del Sora 3-0, 25-19, 25-11, 25-23, i parziali dei set, match valido come anticipo della seconda giornata di ritorno della Superlega. È la 18ª vittoria consecutiva tra Mondiale per Club, Campionato e Coppa CEV. E adesso gli uomini di Lorenzetti attendono di sapere cosa farà Perugia contro Verona, campioni d'Italia attualmente un gradino sotto ai giallo-blu a 37, ma con una partita in meno, e Umbri che saranno gli avversari di Giannelli e compagni nel prossimo turno. Incontro che si giocherà a Trento sabato 5 gennaio per una partita che fa registrare il Palasport già tutto esaurito. Sentiamo Vettori e Van Garderen. Sicuramente sarà una bella gara quella del 5 e avremo bisogno di tanto pubblico, quindi accorrete e noi speriamo di offrire un bellissimo spettacolo. Arrivo Perugia. Un gran bella partita, vogliamo essere pronti, aggressivi a fare una bellissima partita. Superlega di pallavolo, da Ravenna arriva un'altra vittoria per la Lube Civitanova, la sesta consecutiva con un solo set perso nelle ultime gare disputate tra campionato e Champions League. Al Pala de André i marchigiani vincono 3-0 con una prestazione di alto livello in ogni fondamentale, partendo sempre forte nei tre parziali e respingendo i tentativi di reazione di Ravenna. Bruno è il miglior giocatore del match, ma bene tutto l'attacco biancorosso con Quantorena e Leal a quota 14 punti, Sokolov a 13. Volley nel secondo turno di ritorno della Superlega, Modena supera Castellana Grotta, niente da fare invece per Ravenna contro Civitanova, Franz Giordano.
Modena chiude in bellezza il 2018, in casa gli uomini di Velasco si sbarazzano senza particolari problemi di Castellana Grotte, ultima in classifica. Match chiuso in 3 set, Modena senza Zaitsev, fermo 3 settimane per un problema all'occhio, prende subito il controllo. Guidata da Christensen si aggiudica i primi due parziali, quasi fotocopia, 25-18. Nel terzo set Castellana tiene fino alla 14-13, poi ci pensa Urnaut a spingere i suoi e Modena vola. Ben North con un ace mette il timbro sul set, 25-17, sulla partita 3-0. Finale 2018 invece da dimenticare per Ravenna, sconfitta nettamente 3-0 al Pala de André dalla corazzata Civitanova. Ospiti precisi, concentrati e superiori in tutti i fondamentali. Bruno, Vantorena e Simoni trascinatori. Per Ravenna è davvero difficile venirne fuori. Nel primo set cede 25-16. Nel secondo i marchigiani partono a razzo in battuta. Romagnoli in tilt, iniziano a giocare solo sul 10-3. Ma quando Civitanova decide di allungare non c'è niente da fare. Finisce 25-18 e si va al terzo, dove Ravenna tira fuori le unghie, soprattutto con Rizlicki. Arriva anche a meno 3, ma un ace di Vantorena e l'errore di Saita chiudono set 25-20 e partita. Pallavolo maschile nella seconda giornata della Superlega, entrambe sconfitte le squadre venete, battuta d'arresto casalinga per la QN Padova, superata per 3-1 da Milano. Partenza difficile per i patavini, ritrovatisi sotto di 2-7, stiamo vedendo alcune immagini. Nella terza frazione il parziale riscatto per 25-23, poi la squadra lombarda si è imposta per 25-19. La QN è ora all'ottavo posto insieme a Ravenna a quota 18 punti. La Calzedonia Verona è andata vicinissima invece al colpaccio in trasferta contro la quotata Perugia, la squadra scaligera è stata sconfitta solo al tie break, quindi il punteggio finale 3-2 e la Calzedonia ora settima ha comunque guadagnato un punto molto importante.